Iniziamo la stagione con uno spettacolo tratto da un famosissimo film degli anni 70, Non si uccidono così anche i cavalli. È uno spettacolo del Teatro 2 di Parma insieme al Balletto Civile, una compagnia di danza, e alla regia di Dallaglio. Verrà ripetuto per 8 serate. Questo perché? Perché lo spettacolo, molti di voi conoscono certamente il film con Gian Fonda, lo spettacolo di cosa parla? Parla di una gara di ballo e i partecipanti a questa gara devono ballare finché possono. Vince chi finisce per ultimo. Went down to St. James Infirmary. Lo spettacolo sarà costituito in questo modo, cioè gli spettatori, 300 non di più, lo spettacolo viene fatto sul palcoscenico, sono invitati a questa gara di ballo, sono dentro lo spettacolo perché sono gli spettatori di una gara di ballo e nello stesso momento sono fuori dallo spettacolo perché sono gli spettatori del Giovanni da Udine. È uno spettacolo con musica dal vivo, chiaramente c'è molta danza, c'è molto ballo, molta musica, e tra attori e ballerini sul palcoscenico abbiamo una trentina di personaggi. È uno spettacolo molto, diciamo così, la parola giusta penso sia entusiasmante, nel senso che la musica e la danza porta ad una partecipazione diretta dello spettatore e anche alla fine, diciamo così, non è tragica, ma certamente si esce dallo spettacolo pensando un po' se vale la pena correre così, darsi da fare così, se insomma bisogna veramente a tutti i costi inseguire e raggiungere il traguardo del successo. Allora, il secondo spettacolo della programmazione Prosa è Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta, una commedia in italiano del grande autore contemporaneo, una commedia molto nota e soprattutto notissima è la versione cinematografica di questa commedia fatta con l'interpretazione di Totò e Sofia Loren. L'immagine per esempio di Totò affamato che davanti a una terrina di spaghetti mette la mano nella terrina, si butta una manciata di spaghetti in faccia e poi sale sul tavolo a ballare una specie di tarantella per la gioia di finalmente poter mangiare, è un'immagine che ha fatto il giro di tutto il mondo, la si trova da tutte le parti, in ristoranti, in locali, in bar stranieri, è un'immagine insomma, che rappresenta un po' l'Italia del dopoguerra. Ecco, la regia di Geppi Cligliesis è anche uno dei protagonisti e l'altro protagonista è Lello Arena. Una commedia napoletana in italiano, una commedia diciamo che parla molto di noi, anche se sono mai passati un po' di anni da quando fu scritta e poi soprattutto da quando fu resa famosa attraverso la traduzione cinematografica. Uno spettacolo da vedere ad ogni modo e penso anche molto divertente. Il terzo spettacolo della stagione di Prosa è una commedia, questa volta russa, di uno scrittore Ostrovsky, a mio avviso molto interessante, forse uno dei più grandi scrittori di teatro russi, in Italia non molto conosciuto, ma veramente un grande autore, uno che sa veramente come funziona il teatro e sa come far ridere a teatro la gente, anche quando è necessario, come farla piangere. Qui in questo caso è una commedia, si chiama Lupi e Pecore, porta alla regia di Monticelli, una produzione di uno stabile della Sardegna. Perché questo titolo? Perché nella commedia è molto chiaro, si capisce che la società è fatta di lupi e di pecore.
E a volte accade che le pecore, almeno quello che noi crediamo siano pecore, in realtà sono dei lupi, e quelli che noi crediamo siano dei lupi in realtà sono delle pecore. La commedia gioca molto su questa falsa idea che abbiamo dell'altro, no? Cioè appunto pensare che uno sia buono mentre invece è crudele e terribile, invece uno che ha la fama di essere crudele, terribile e buono. Ed su questo, diciamo così, fraintendimento, sui fraintendimenti che nascono da questa idea che noi abbiamo degli altri, nasce tutta la commedia, l'intreccio della commedia e anche esilarante funzionamento della macchina teatrale. Titolo che di sicuro al pubblico parla subito, anche se non deriva da un testo teatrale, questo è un altro di quegli spettacoli che derivano direttamente da un compendio cinematografico, è Rain Man, uno spettacolo appunto che deriva dal famoso film con Tom Cruise e Dustin Hoffman, è prodotto dalla Compagnia dell'Arancia alla regia di Saverio Marconi e diciamo così il protagonista e Luca Lazzareschi. Uno spettacolo, a mio avviso, per la serietà come è fatto e anche per la difficoltà che rappresenta fare in teatro un film come Rain Man, uno spettacolo che va assolutamente visto. Per un teatro è importante non solo ospitare spettacoli, ma anche produrre spettacoli che abbiano in qualche modo rapporto con la città in cui vengono prodotti, e qui voglio dire che il Giovanni da Udine non produce da solo, è una coproduzione con un ente molto importante di Udine, il CSS, Centro Servizi Spettacoli, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli. Uno spettacolo prodotto qui e radicato qui, perché è fatto da due enti del territorio. Ora, il titolo è La fine dall'inizio, è un titolo a mio avviso molto bello, ma subito si chiede cos'è la fine dell'inizio. Di solito si dice è l'inizio della fine, no? Questo invece il titolo è La fine dell'inizio. E l'inizio, quale inizio? Ebbene, la commedia di Occhesi, anzi forse non è una commedia, è una vera e propria farsa, piena di gag, i due personaggi, Barry e Derry, potrebbero essere classici due comici, no? Non so, Stanlio e Ollio. Ebbene, questa farsa, questa commedia, è forse solo apparentemente una commedia, una farsa, è qualcosa di più profondo. E chiaramente non sto qui a raccontarvi la storia, vi dico solo che se volete divertirvi molto e se volete avere l'opportunità di pensare su quello che è il destino dell'uomo e della donna, quindi il destino nostro e il nostro futuro, venite a vedere La fine dell'inizio. Magari poi, uscendo dal teatro, dobbiamo proporci che questa fine non abbia inizio. Uno spettacolo con Franco Branciaroli, con la regia di Franco Branciaroli, tratto da una commedia molto famosa di Harwood, Servo di scena. Di che cosa parla questo spettacolo? Parla di un vecchissimo attore shakespeariano, deciso a recitare Shakespeare anche sotto i bombardamenti tedeschi. Perché lo fa? Perché per questo attore il teatro è tutto, cioè piano veniamo così a capire che forse è l'ultima volta che questo attore recita Shakespeare e veniamo anche a capire che cosa è significato per questo attore essere attore, fare teatro, e così forse comprendiamo anche
perché noi andiamo a teatro, noi facciamo teatro, noi abbiamo bisogno del teatro. Romeo e Giulietta, uno Shakespeare, questo è uno Shakespeare vero, no? Uno spettacolo su Shakespeare, su un attore che recita Shakespeare, come la sempre di scena, ma uno Shakespeare vero e proprio, uno Shakespeare molto famoso, ma soprattutto uno spettacolo molto importante, uno spettacolo giovane, fedelissimo al testo, è stato uno spettacolo, diciamo così, super premiato l'anno scorso, sia per quanto riguarda l'interpretazione, soprattutto l'interpretazione femminile di Giulietta, che è un'attrice di origine turca ma che abita a Udine, e poi soprattutto super premiato è stato il regista. È uno spettacolo che può piacere molto sia ai giovani sia alle persone meno giovani. E soprattutto è un Giulietta e Romeo non sdolcinato, non sciropposo, è un Giulietta e Romeo molto vivo e in cui si sente che l'amore non muore mai. Il settimo spettacolo della stagione prosa è Siums, come voi potete capire dal titolo, è uno spettacolo in lingua friulana prodotto dalla Fadie Teatral Furlane. Sogni, lo spettatore vedrà una serie di sogni, piccole vicende, piccole storie, una collegata all'altra in un flusso fluido e affascinante, così come sono spesso i sogni, sentirà parlare friulano, vedrà delle storie profondamente radicate in questa terra, a volte magiche, a volte più reali e più concrete, uno spettacolo fatto da attori friulani, drammaturghi friulani, registi friulani, e ideato da Gigi Dall'Aglio. Uno spettacolo che fa sognare e pensare. L'ultimo spettacolo della stagione è La Torre di Avorio di Harwood, un testo inglese che ha avuto una traduzione filmica molto importante. Il film però porta il titolo A torto o a ragione. Un testo che parla di un problema molto, diciamo così, pesante, molto importante, che è il rapporto tra politica e arte. Il protagonista è un famoso, una persona, un famoso direttore d'orchestra, Fritz Wengler, ed l'azione avviene a Berlino subito dopo la guerra. Gli americani stanno denazificando il paese e Fritz Wengler si trova coinvolto in questo processo di denazificazione in quanto accusato di rapporti con il potere nazista. Abbiamo un ufficiale americano che tenta di mostrare che Fritz Wengler è in qualche modo implicato con il regime nazista e Fritz Wengler che cerca di difendersi in nome dell'autonomia, dell'indipendenza dell'arte. E la regia di Luca Zingaretti vede due grandissimi attori a confronto, Luca Zingaretti e Massimo De Frankovic, uno l'ufficiale americano e l'altro Fritz Wengler. Assolutamente da non perdere.